Friedrich Hegel, 1770-1831. La casa natale di Hegel a Stoccarda, città a sud-ovest della Germania. Oggi la casa natale del filosofo tedesco è un museo. Secondo il filosofo dell'idealismo, per conoscere Dio basta conoscere Gesù in cui Dio si è rivelato. Perché nel pensiero di Gesù c'è il pensiero di Dio creatore nelle tre persone del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nella sua Vita di Gesù, opera scritta quando era poco più che ventenne, Hegel traccia un profilo del pensiero di Gesù seguendo il racconto dei Vangeli. In sintesi, secondo Hegel, Gesù vuole dire con i suoi comportamenti e i suoi discorsi alla gente che la legge morale è dentro ogni uomo, perché nell'uomo alberga la scintilla divina che lo ha reso creatura libera. L'uomo deve solo seguire la coscienza che nel suo DNA contiene i germi del piano morale che Dio creatore si aspetta da lui. La strada dell'uomo è un percorso ad ostacoli tra vizi e virtù. Una strada volta al raggiungimento di una nobiltà di cuore che lo renderà affrancato da ogni potere umano. Libero dal tendere ad un profitto personale, l'uomo virtuoso guarderà al bene di tutto il genere umano e sentirà quel bene come suo.